Bellezze e benvenuti in questo nuovo video per la categoria Freakish. Se ancora non sapete di che cosa si tratta per le nuove iscritte, è una rubrica che ho creato assieme a Pamela del canale Pamela Juicy Makeup, in cui testiamo, proviamo assieme, io sul mio canale, lei sul suo, degli oggetti o delle cose particolari, strane che si vedono online, sia per quanto riguarda il beauty che per quanto riguarda in generale tutto il mondo della rete. Quindi qualsiasi volta che vediamo magari un oggetto strano reperibile su Amazon o comunque reperibile su vari siti di vendita, lo acquistiamo e lo testiamo insieme per la prima volta per vedere se effettivamente vale la pena comprarlo, vale la pena utilizzarlo o meno. Per questo video io proverò con voi le ciglia finte magnetiche, che sono uno di quegli oggetti make-up che per un amante delle ciglia finte come me sono effettivamente una bella curiosità. Mi avete chiesto in tantissime di provarle assieme e sono veramente veramente super curiosa. Quelle che ho acquistato io sono queste qua e sono semplicissime. Ho acquistato un paio su Amazon, tra quelle che costavano meno, ecco, proprio perché le dovevo provare, proprio perché non ero convinta di come sarebbe stato il risultato. Queste si chiamano Magnetic Lashes e ce ne sono di diverse, della stessa tipologia mi sembrano, in questo set un po' molto molto kitsch come set, però carino questo packaging con i glitter e tutte le ciglia finte magnetiche. Abbiamo appunto una mezza ciglia, 8 mezze ciglia in realtà, e si presentano a paio proprio perché queste Magnetic Lashes, dovrebbero essere indossate e utilizzate senza l'utilizzo di colla, o pinzette varie o altro, semplicemente con delle calamite che hanno appunto ai bordini, come vedete, si attaccano a paio, ovviamente, una sopra e una sotto le ciglia naturali per andare appunto a creare un effetto di volume solo appunto all'angolo esterno o comunque a metà occhio. Ora andremo a capire come si utilizzano, sperando di non fare un danno, procedo subito. Intanto al make-up che avevo già indosso ho aggiunto questa codina di matita più scura, semplicemente per accentuare maggiormente l'effetto appunto di volume che voglio dare all'estremità dell'occhio utilizzando queste Magnetic Lashes. Ovviamente queste ciglia che ho acquistato io, ragazzi, le trovate nel link qui sotto a questo video. Se volete acquistarle, insomma, dopo questa prova video, se sarò soddisfatta o se comunque lo ritengo un accessorio valido, trovate il link, insomma, nel box informazioni. Le ho acquistate su Amazon, come vi dicevo, per pochissimi euro, circa 10 euro. E andiamo subito a provare ad utilizzarle. Allora, come mi hanno spiegato le truccatrici del mio team di Mulac, perché io ero super ignorantissima, ho detto: ragazzi, ma come si usano queste ciglia finte magnetiche? Dove la metto la colla? No, guarda che non serve la colla, niente, io ignorantissima. Comunque, posiziono una Magnetic Lashes nella parte sopra e una. Aspettate, sto già creando dei danni. Un attimo, ce la facciamo. Promesso, ce la facciamo. Si dovrebbero appiccicare, eh? Allora, queste le ho attaccate, poi quell'altra la dovrei mettere sotto e dovrebbe. Ah, niente, già fatto? Così? Ok. Cioè, si è già. Avete notato? Si è già magnetizzata praticamente. Cioè, si attaccano con una facilità estrema, però ci riprovo un attimo. Proprio perché non voglio lasciare nulla al caso, la voglio sistemare bene, quindi la posiziono proprio sopra le mie ciglia e poi metto l'altra sotto le mie ciglia. Ecco qua. Beh, allora, che strano. Allora, io che ho l'occhietto piccolino, devo essere sincera, un po' il magnete lo vedo. Cioè, in questo momento, mentre io guardo in camera, mentre io vi guardo, vedo che da questa parte del mio occhio c'è un qualcosa che. Qualquadra che non cosa, insomma, un qualcosa in più. Però
proviamo a mettere magari un po' di mascara. Non so se si può fare questa cosa, ma ho visto in dei video che lo facevano. Giusto per rendere ancora più naturale l'effetto. Magari le sposto un attimo. Comunque la semplicità, cioè la facilità con cui cioè avete visto, con cui si mettono è impressionante. E questo è il risultato. Mi avvicino un attimo, giusto per farvi vedere anche com'è da vicino. Guardo un attimo su. Allora, vedete, praticamente i magnetini sono qua ai lati, alle estremità. Se abbiamo già un trucco un po' più diffuso all'angolo esterno, diciamo che non li vediamo assolutamente. Se già invece non abbiamo questa diffusione di matita che ho fatto io, abbiamo già le ciglia di nostro un po' poco voluminose, forse si potrebbe vedere di più. Avevo sentito dalle mie ragazze adorate, da Francesca, Alessandra e Manuela, che sono le MUA del mio team, che vi hanno reso favolose all'evento nel temporary shop di Mulac, che erano un po' scomode, però devo dire che almeno per il momento non sento questa scomodità. Avete visto la facilità con cui si mettono? Vabbè, questa sì, la devo rimettere. Allora, ci dovete un po', forse ci dovete un pochettino prendere la mano, eh? Non male se uno vuole fare una roba di fretta con un bel effetto. Wow! Favola! Bello! Vediamo un po'. Non male ragazze, non male. Cioè praticamente senza l'utilizzo di colla, anche per chi magari è allergica al latex della colla per ciglia finte, è una buona alternativa. Devo dire che rispetto alle ciglia finte, per chi è abituato ad utilizzare le ciglia finte incollate, il magnete si sente, nel senso che io sento una pesantezza in più sugli occhi. Ora penso che sicuramente non è uno di quei prodotti da poter utilizzare magari per tutto il giorno come le ciglia finte, perché secondo me dopo un po' potrebbe dare fastidio. Io per esempio in questo momento avverto che ho e vedo anche che ho qualche roba solida in più sull'occhio rispetto alla sola ciglia finta. Però devo dire che, cioè, avete visto la velocità con cui le ho messe? Provo a fare anche un effetto di volume in più aggiungendo le altre due. Vediamo un po'. Anche perché io qui ne ho un altro set che mi è stato inviato tempo fa con altre tipologie di ciglia magnetiche e vorrei provare anche queste qua. No, aspetta un attimo. Che è successo? Oddio. Madonna, cos'è? Perché? Oddio. Cos'è successo? Tutto. Ok, no, un attimo, mantengo questa cosa qua. Volevo fare una fila unica, ma mi sa che crea un'interferenza strana con le cioè se andate ad utilizzare le mezze ciglia finte magnetiche, dovete andare ad utilizzare solo le mezze, quindi creare magari maggiore volume sempre attaccando i due magnetini uno sopra l'altro, neanche. No, questo crea una cosa stranissima. Aiuto! Cos'è? Perché? Cosa sta succedendo? Niente, scollato via tutto. Procediamo senza aggiungere volume perché sennò creiamo solo disastro. Ecco, io ci ho provato, eh. Ecco, niente, così, via, solo due.
direi che il volume non riesco a crearlo, ci ho provato, magari ci riprovo nell'altro occhio ad aggiungerne un'altra sopra, anche se avete visto che si crea un'interferenza un po' strana. Proviamo a utilizzare sempre quelle dello stesso set, magari a seconda dei set cambia la forza del magnete, che ne so. Sì, appunto, e infatti con queste funziona. Avete visto? Cioè praticamente quest'occhio rispetto a questo ha una ciglia finta magnetica in più. Wow! Ora andiamo a creare del volume aggiungendo un'altra ciglia anche nell'altro occhio, da sopra, tac tac. Wow! E potrei comunque continuare così a bomba finché non consumo 8 di questi set. Ora io ne avevo a disposizione solo uno. Però ragazze, io non voglio dire, sicuramente il risultato non è così ordinato. Come potete vedere alzando l'occhio si vedono delle imprecisioni che però io volendo posso andare con la matita a sistemare, nel senso che nonostante le magnetic lashes io posso continuare a, diciamo, organizzare il mio make-up. E sono notevolmente stupita da questo prodotto, in realtà. Ho visto recensioni negative, positive, gente che le massacra. In realtà, da un amante delle ciglia finte classiche, io vi dirò che queste, per quanto mi riguarda, almeno le mezze, così proprio per il finale dell'occhio, non sono affatto male. Quindi, come vi ho detto, dovete mettere appunto, selezionare la ciglia per l'occhio, posizionarla da sopra, da sotto e vedrete immediatamente che si aggrapperanno con in mezzo la vostra ciglia naturale. Ovviamente sulla vostra ciglia naturale precedentemente applicate del mascara in modo tale da avere un effetto omogeneo a ciglia finta magnetica applicata. Io ragazzi sono notevolmente stupita da questo prodotto, direi che mi piacciono parecchio, veramente parecchio, non me l'aspettavo assolutamente. Questo è il set che ho comprato io su Amazon, costano pochissimo e tra l'altro si possono riutilizzare tranquillamente perché poi si scollegano i magneti, si rimettono nella loro pochettina che appunto ha anche la parte magnetica sotto in cui poterle posizionare con ordine e direi che possono anche durare per diverse volte. A me ragazze, io essendo poi un amante dell'effetto della mezza ciglia solo verso l'angolo esterno, mi piacciono tanto, le trovo versatili, non sicuramente così comode come le ciglia finte appunto o a ciuffetto o a strisciolina che uno va ad incollare con la colla, ma le posso assolutamente suggerire e promuovere a chi o non utilizza la colla per ciglia finte o magari la sera o le vuole semplicemente per un'occasione, magari da tenere su per un evento e poi semplicemente con facilità togliere, oppure le posso consigliare per uno shooting, per la versatilità comunque d'utilizzo ed applicazione, per chi non sa applicare le ciglia finte soprattutto, perché sono un'alternativa valida per chi appunto magari vuole provare a vedersi con le ciglia finte e non è ancora molto pratica del loro utilizzo con la colla e tutto il resto. Quindi, ragazze, io non male. Ovviamente bisogna stare attenti perché logicamente dopo un po' tendono a forse ad allontanarsi un po' dall'occhio. Quindi dovrete stare molto attente e metterle molto molto bene. Incollarle molto vicino alla rima dell'occhio. Allora ragazze, questo è proprio un video di prima impressione, quindi io non posso assolutamente dirvi se queste ciglia sono comode durante il giorno, se chiudendo magari gli occhi, sto facendo delle prove, se chiudendo magari gli occhi e riaprendoli magari si spostano, sono comode o scomode durante il giorno. Se volete magari spollicciate questo video con un like, se volete magari un vlog in cui le testo per tutto il giorno e vi faccio vedere un po' se sono effettivamente comode da poter utilizzare. Però a primo impatto mi sento di potervele consigliare se volete provarle, ecco, sicuramente è un prodotto che può dar fastidio ad alcune, ad altre no. Se siete già abituati ad utilizzare le ciglia finte, sicuramente no, però ovviamente è un tipo di ciglia che sentite. È molto, come si dice, è molto giocoso come applicazione, quindi potete un attimino
giocarci molto, applicarle a metà occhio, a fine occhio, potete cambiare la loro forma e trovo molto interessante e vedete, io sto facendo un po' di pratica perché bisogna sicuramente, come con le ciglia finte, anche con queste ciglia finte magnetiche, fare un po' di pratica per il loro utilizzo. Quindi se volete magari un aggiornamento, un utilizzo giornaliero, spolliciate questo video e fatemi sapere nei commenti. Se siete utilizzatrici di questa tipologia di ciglia finte, scrivetemi un commento e fatemi sapere come vi trovate. Io sono piacevolmente sorpresa. Trovate il video di Pamela da qualche parte qui nelle schede, anche qui sotto nell'info box. E che dire, ragazze, io spero tanto che questo video vi possa essere stato utile. Io sono rimasta, non lo so, sono ancora sorpresa da questo prodotto perché non me ne sto convincendo del tutto. Cioè, ci deve essere un inganno per aver fatto un prodotto così semplice da utilizzare, così facile. Ci deve essere qualche cosa negativa, non lo so. Lo scopriremo solo indossandole, ecco. Devo dire che sicuramente, ribadisco, rispetto alle ciglia finte classiche, queste le sentite di più, cioè le sentite più pesanti proprio sull'occhio. Quindi già per chi, diciamo, non sopporta l'utilizzo delle ciglia finte o comunque lo sente, lo ritrova pesante, non può assolutamente provare questo tipo di ciglia finta. Però per chi utilizza già le ciglia finte ed è abituato ad avere comunque qualcosa sempre sull'occhio, non è una brutta prova l'utilizzo di questo prodotto. Niente, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Io come sempre vi mando un grosso bacione e come sempre ci vediamo al prossimo video.